chiamo Youssef Belkas, sono un operatore meccanico. Sono Luca Sarattora, ho 17 anni. Mi chiamo Gloria e da 3 anni frequento il CFP. Mi chiamo Benedetta, vengo da Carrua e sono un operatore meccanico. Mi chiamo Mattia Vanino, ho 17 anni e vivo a Cuneo. Mi chiamo Emil e vengo da Margarita. Mi chiamo Rebecca e sono di San Michele del Mulubi. Mi chiamo Matteo, abito a Civa e ho scelto il CFP perché mi piace la meccanica. Mi chiamo Gambone Francesca e vivo a Scagnello. Ho svolto lo stage in un'azienda dove producono scarpe antinfortunistiche. Sono andato a fare lo stage in un'azienda di autoveicolo. Lo stage l'ho fatto in un'azienda di saldo carpenterie che si occupa di canali di aspirazione. In un'azienda internazionale che produce punte per la mititrebbia. Io ho fatto lo stage in una fabbrica che produce le marmitte e i serbatoi per le macchine. In un'azienda dove forniscono impianti di condizionamento dell'aria. Ho fatto lo stage a Mondovì in un'azienda di meccanica di precisione. È un'azienda che si occupa di stampaggio e pubblicità. L'ho fatto in un negozio di autoricambi qua a Mondovì. Mi sono occupata della manutenzione insieme a tutti i manutentori che erano in officina. In parte ho utilizzato quello che ho imparato a scuola, soprattutto la pneumatica. C'erano i ragazzi disposti a spiegare e soprattutto mi facevano vedere come svolgere i pezzi nel minor tempo e nel modo più corretto. Allora, durante il mio stage ho usato le presse, usato i trapani, ho usato la lana per silenziare i serbatoi, ho saldato in verticale per la prima volta, perché qua a scuola saldavano sempre in cordoni. Sì. E sono andato per una prima volta sotto una macchina per vedere come si montavano i serbatoi che noi costruivamo passo dopo passo sulla macchina del cliente. Mi sono occupata principalmente di mappare i 3 magazzini. Stavo alle macchine a produrre pezzi. Per me è importante fare lo stage perché il ragazzo per la prima volta nella sua vita usa le nozioni prese dai professori, dalla scuola, per attuarle nel mondo del lavoro, per la prima volta da solo pure. È utile fare lo stage perché comunque per chi vuole fermarsi al terzo anno ha uno sbocco sul lavoro. Serve per vedere il mondo del lavoro ancora prima di entrarci, perché molte volte, essendo che non proprio vai a fare stage in un posto dove fai le stesse cose che fai a scuola, ti possono piacere anche molto di più. Devi rispettare più regole, devi... Non ci sono le materie teoriche. Il primo giorno, quando ho conosciuto i miei colleghi, ci siamo conosciuti, all'inizio c'era quella paura, tra virgolette, di conoscerci, di far vedere le nostre capacità, ecco. E sicuramente all'inizio, perché era un ambiente nuovo, ero abituata a scuola, quindi dover imparare, dover ambientarmi, quindi un po' d'ansia, un po' paura di sbagliare. C'è comunque la manutenzione a tutte le macchine da svolgere, anche se sono macchine che producono scarpe. Ah sì, alla fine dello stage mi hanno detto bravo, sei stato molto di aiuto. Sì, me l'hanno fatti diversi, tutti i colleghi diciamo, sempre molto carini e molto gentili, e quando facevo qualcosa in modo giusto me lo dicevano sempre, quindi mi hanno sempre lodato quando capivo, magari o se sbagliavo e poi facevo giusto, mi dicevano qualcosa, cioè quel complimento. Ogni volta che portavo a termine una mansione, che l'avevo svolta nel modo corretto, c'era un complimento alla fine. Infatti mi hanno fatto una proposta di poter continuare anche dopo scuola i 3 mesi d'estate. Sì, penso che continuerò e penso di mandare il curriculum a quell'azienda.